Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale di The Fratta Game, eccoci tornati in un nuovo episodio di Sekiro, o Sekiro, se preferite. Dunque, riprendiamo da dove ci eravamo lasciati. Dopo che abbiamo sconfitto il boss qua, io ho fatto un po' di backtracking, ho farmato 1200 monete e ho acquistato il seme di zucca, che sono già andato da Emma a consegnarglielo, e infatti ho 4 fiale adesso, finalmente. Quindi, proseguiamo da questa parte di qua. Merda. Famino. Ok, monete per favore. No, tirati su, che cazzo fai? Ok. Qua ci sono solo sti due. A parte là sopra i nani di merda. Merda. Grande. Merda, merda. Ottimo. Altro infame qua. Tac. Ok, i cani comunque farmano un botto di... Come si dicono? Come si chiamano quei cazzo di cose che servono per utilizzare gli strumenti shinobi, non me lo ricordo mai. Vai. Ok. Abbiamo perso già troppa vita, eh. Con questi merdoni. Dai, dov'è? Che cazzo. No, però mi sono parato, porco disco, eh. Mi sono parato assolutamente, infame. Crepa. Qua ce n'è un altro. Ah. Guarda che balordo, pam. Grande. Adesso andiamo ad ammazzare prima questi. E poi ci facciamo un po' di esplorazione qua intorno. Grande. La festa è qui? Benvenuti. Grande. Ma che cazzo. Sì, ma proprio in faccia. Porca troia. No, devo imparare. Questi qua si possono ben periare. Dai. Sto cazzo però se io fuori tutta la postura, porca troia. Sì, però non è possibile che sti merdoni qua non vadano giù. Eccolo. Ok, dai, bravo. Olè. Dai, che sei quasi andato, infame. Sono stato un piccio io, sono stato un piccio io. Sono stato un piccio io. Ok. Abbiamo fatto fuori tutte le fiale, ma vabbè. Ok, questi qua sono veramente dei bastardi. Dunque, momento che l'avevo già dimenticato qualcosa. Adesso. Tornando a noi. Oh, cazzo. Però sono proprio un coglione. Io volevo saltare lì veramente, ok? Oltretutto non c'era neanche un cazzo. Va bene. Qua c'è un Kaiser. Perfetto. A parte che conviene andare a curarci, a riposare. E rifarla tutta stare. Faccio così, ragazzi, è meglio, va? Ok, ragazzi, ho ripulito di nuovo l'area, ma ho fatto un po' di danni. Non è semplice. Allora, raccogliamo l'oggetto. Che figata. Mamma mia.
ferro di recupero grande, molto importante per poter livellare, ma qua mi appare il coso per salire, ma non posso salire. O sono io che sono a piccio? No, boh, non lo so. C'è da origliare. Davvero di usare quella cosa in battaglia? Lo so, ma che altre scelte abbiamo? A mali estremi, estremi rimedi. Non possiamo permetterci di pensare a cosa diranno di noi. Sì, ma... Ehi, soldato, nervi saldi. Se continui a parlare così, ti metteranno a fare la guardia. E quando si arrabbia non distingue tra amici e nemici. Ma dai, cazzo di Buddha! Che cazzo? Sono sti bastardi che sono veramente delle merde. Castello di Ascina. Ok. Quello però ci vede. Quello ci vede. Cioè, ci ha già visto in realtà. Qua non si può appendere da nessuna parte. Che Cristo sta succedendo? Cazzo. Sei fuori. Ah. Addirittura. Se usassi questo. Ok, si stona. Però. Oh cazzo. Entra la testa. Bisogna correre. Star lì dietro. Peccato che non ci si può arrampicare. No, sono un coglione. Sono un vero coglione. Dai, bastardo, non sta fermo un secondo. Devo star lì di fianco, dietro. Sì, ma quanta cazzo di salute ha? Vaffanculo. Vabbè, però non mi dai cazzo di tregua. No, con Locke è impossibile. Qua con Locke è impossibile. La telecamera va troppo a puttane. Va bene, torniamoci immediatamente. Ma a un momento, adesso mi è venuta in mente una cosa. Ok, ma io facendo del backtracking avevo visto una. Dove cazzo è? Qua, dove c'era la vecchia che ha cacciato il ciondolo, c'era. Era sparito il tipo. Vedete che non c'è più il tipo qua? E la tipa è morta. Ah, è qua lui. Che cazzo. Madre, fino alla fine, il giovane signore. Morto anche lui. Strano, di solito gli NPC quando muoiono lasciano qualcosa. Non tutti, però. La maggior parte. Va bene. Andata a fanculo, va.
Dai, vieni qua, cazzo. Ma porca troia. Vai via 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 via, cazzo di dinci. Non vedo un cazzo. Sono morto perché non vedo niente. Come cazzo si fa a vedere? Porca troia. Guarda, guarda che cagata. Mannaggia la madoncina. Bisogna star lì dietro. Cazzo, fermati un secondo, testa di cazzo. Niente. Per un pelo anche stavolta non ce la facciamo. E stiamo qua a rincorrerci. Guarda, guarda che sfiga. Sono proprio sfigato però, eh. Cazzo. La testa. E vaffanculo, va. Ok. Mi dispiace, ma... Oh. Buono. Pare che si sia calmato. Quei maledetti ladri sono ancora vivi. Cosa? Cazzo. Il toro? Dov'è il toro? Infame. Devo pure fare un piccolo taglio perché mi è scappata pure una bestemmia. Porco zio. Qua c'è un idolo e sono veramente contento. Qua c'è un NPC, tra un po' ci andiamo. Ok, prega. Wow, quante difficoltà sto avendo in questa zona. Eppure siamo aumentati parecchio, cioè dovrebbe essere più semplice. Ma qua si può scendere anche giù, o sbaglio? Ok ragazzi, ci sono, chiedo scusa ma mi citofonava il citofono. Dunque, alla porta, citofonavano alla porta. Grazie al cielo! Per che cosa fai? Ah, e tu? Hai sentito parlare del Tempio Senpo? Il Tempio Senpo sul Monte Kongo! Lì vive una persona speciale, una persona santa! Forza, prega anche tu con me. Grazie al cielo, grazie al cielo! Grazie al cielo, grazie al cielo! Il Tempio Senpo sul Monte Kongo! Lì vive una persona speciale, una persona santa! Forza! Grazie al... Ma... Tutti matti sono, tutti matti gli NPC qua. Allora... Qua giù si potrà scendere, immagino, perché c'è il coso, però... Per andare dove? Dunque... Se io faccio questa cagata... No, ma perché sbaglio sempre tasto? Io mi piango. Ma come cazzo faccio a salire su di qua?
Ma cazzo si sale su di qua adesso? Attenzione, si scoprono cose dagli errori però, eh. Allora, qua sotto ci si può andare. Molto bene. Oh. Qua ci sarà qualcosa, strada. Raccogli oggetto. Borsello leggero. Qua è chiuso. Perfetto. Una strada in meno. Ah, questa è quella che dava sul ponte. Perché non mi fa più origliare? Dai. Mi hanno detto che hai messo tu l'armatura a quel grosso idiota della truppa Taro. Già, e come si lamentava? È stato davvero un lavoraccio. Però ne è falsa la pena, eh? Era un colosso con una forza straordinaria. Adesso l'hai reso invulnerabile alle lame. È vero, ma l'armatura non gli piace. Gli è piaciuto ancora meno quando gliel'ho messa. Scommetto che un avversario abile riuscirebbe a levargliela subito di dosso. Ok, non so di chi stia parlando. Madonna, quante strade, porca troia. Vabbè, crepi. Chiave della casa delle guardie. La chiave di una casa delle guardie al lago Ascina, non lontano dal pozzo in cui era tenuto il lupo. Qui il corno spezzato di Guibu, il demone, è conservato con rispetto da samurai di Ascina. Il corno spezzato è la lama della lancia di il demone. Si dice che non manchi mai il suo bersaglio. Può trascinare nemici e strappargli l'armatura. Ok. Crepa. Ok, dove eravamo prigionieri noi? Può essere? Non lo so, adesso poi vedremo. Intanto qua è chiuso. Ok. Qua invece... dovremmo... Ma cosa sono, giaguari? O sono sempre gli stessi cani? Vacca troia. Ok, almeno questi sono fuori dal cavolo. Questo però... Ecco. Buona svegliata. Che cazzo fa? Bastardo. No. No. Porco zio. Vabbò, però dai, lo fanno apposta, cazzo. Fanno apposta. Guarda. Guarda la Madonna. Di qua non eravamo andati però noi. Scusate, ma da dove cazzo siamo arrivati noi? Di qua. No. Sì, eravamo arrivati da qua. Il cancello è saldamente chiuso. Poi eravamo andati di là, no? È giusto? Beh, allora proviamo ad andare su di qua.
Qua c'è una visione. Lord Kuro, è ora Leviemma. Sì, lo so. Genichiro ci attende, dico bene. Tornerò in cima al castello Ashina. Lupo, quel fischio che abbiamo usato prima, questa volta lo utilizzerò per chiamare te. Dunque, qua pure. Addirittura tutte aperte ste porte sono. Sì, ma che cazzo di casino. Ferro di recupero, quella degli averi e basta, giusto? Sì. Qua dove si va? Qua sotto. Era dove eravamo prima, mi sa. Sì, dove eravamo caduti prima, che si poteva passare anche qua. Giusto? No. Sott'acqua non si può andare. Boh. Chi lo sa? Lo capiremo più avanti, forse. O mai. Qua sotto si poteva andare? O è la stessa cosa di... C'è qualcosa qua. Raccogli oggetto, compresse. Un altro idolo. Che hanno avvistato uno shinobi da queste parti. Lo hanno detto anche a me, ma ultimamente è roba di tutti i giorni. Giusto. Allora la battaglia sta per iniziare. Motivo in più per prendere sul serio queste segnalazioni. Beh, io qua sicuramente lo utilizzo. Ho trovato l'idolo dello scultore, Lago Ashina. Vabbè, riposiamoci, così almeno magari sono sicuro di averlo sbloccato. E poi volevo controllare una cosa nel mio inventario. Lago Ashina. Oggetti chiave. Dov'è quella chiave che mi ha dato? Chiave. Questa della casa delle guardie. Sì. Allora, la chiave da qua al Lago Ashina, quindi da ste parti. Quindi da questa parte. Questa zona mi è parecchio familiare. Guardate dove siamo. All'inizio. Questo è l'inizio. Non ci credo. Eh sì, eh. Perfetto. E di qua c'era il ponte e si poteva passare. Puttana Eva. E lì dove era rinchiuso il nostro signore, il piccolo. Se non sbaglio, eh.
No. Stai zitto. Eh sì. Qua si poteva passare. Perfetto, raccogli l'oggetto e dai via. No, 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 stiamo qua un attimo. Che si calmano tutti, perché sennò diventa impestata la cosa. Si apre anche questo. Chiave casa delle guardie usata. Eccola. Che cos'è? Forziere. È la prima volta che troviamo un forziere. Che roba è? Corno spezzato di Gyobu. Il famoso corno lancia usato da un tempo da il demone, montalo sulla protesi shinobi per creare uno strumento prostetico. Può trascinare nemici verso di sé, oddio santo, strappare le armature semplici. Quando il corno si ruppe durante la ribellione, Ishin lodò la sua splendida forma, conferendo la lancia Shuzen Tamazmulma. Buono, grande. E pure di culo l'abbiamo trovata, perché adesso dobbiamo subito andare a montarla, conviene. Utilissima. Là c'è cazzo. Sto bastardo di merda. Allora, ma se noi facciamo il giro da dietro, cosa succede? Che cosa succede? Dove si va? È un NPC. Questa cosa mi delizia. Che bellezza. Eppure è anche triste. Sembra chiamare, bramare qualcuno. Salutalo. Mi stai chiamando? Fammelo sentire ancora una volta. Eito. Mi chiamo Jinzaemon Kumano. Devo sorvegliare il fossato. Non vi avevo mai visto prima. A quale clan appartenete? Non posso dirlo. Non potete dirlo. Quindi siete uno shinobi? Non posso dirlo. Dovreste migliorare le vostre maniere. Non importa. Se siete uno shinobi, non insisterò oltre. E dove cazzo si va qua? Qua dove eravamo noi, o sbaglio? Che cos'è quello a fare là sotto? Oh cazzo. Mid boss. Porca troia. Devi sorvegliare sto cazzo, perché... Vediamo un po' se ci buttiamo sotto, cosa succede. Tanto moriamo malissimo comunque, quindi. Ok. Eh sì, qua dove eravamo proprio all'inizio. Questo sembra veramente cazzuto. No, 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 non volevo, non volevo. Non volevo, non volevo, non volevo. Giuro che non volevo. Ah, ma questo è un altro bestione. No, aspetta, aspetta. Giuro, giuro che non volevo. Non volevo. Ho titubato a porta per questo motivo, perché è uscita la cosa parla. Che cazzo ne so io. Basta, basta.
andiamo via. Ok. Che cazzo ne so io. Potrei anche dirmelo. Aspettiamo che si riposiziona. Sono curioso di sapere cosa dice. Vediamo se esce ancora. Ormai l'abbiamo persa. Sto cazzo, ormai. Ormai l'abbiamo persa. Vaffanculo. No, muori, muori. Ma cattana. Allora, torniamo dal tipo. Viaggia. Qua. Ci sono troppe strade, ragazzi. Troppe, troppe. Troppe strade. Ricordiamoci che dove c'era l'orco incatenato, subito dopo c'era quella specie di mid boss che ci abbiamo messo anche lì una vita a tirarlo giù. C'erano due strade, noi ne abbiamo presa una che ci ha portato al serpente gigante, però ce n'era anche un'altra, quella dove c'era il foglietto appeso dicendo se ci tiene la pelle non andare qua, non andare là, non puoi ammazzare quelli senza testa o qualcosa del genere. Quindi abbiamo anche quella strada di là da percorrere. Pare che i tuoi vecchi ricordi siano stati risvegliati. Sì, ho visto l'erede divino. Capisco, non dirò altro e ti invito a fare lo stesso. Tutto ciò che hai visto appartiene solo a te. Domanda: cosa gli ha mostrato il Buddha? Scultore, cosa ti ha mostrato quel Buddha? Mi stavi ascoltando? Dimmelo. Fiamme. Fiamme? Non vedo altro. Qualunque sia l'offerta che faccio, fiamme si estendono a perdita d'occhio e consumano Ascina. E qui abbiamo finito. Modifica la protesi. Adatta uno strumento. Lancia caricata, è questa, no? Ok. Potenziare, non possiamo fare ancora niente perché ci mancano comunque i soldi. Porca troia, ragazzi, ci metteremo una vita a completare tutto sta affare. Ok. Con quella canna meccanica, quante possibilità. Posso usare vari agenti purificatori per affinare ulteriormente la tua zanna. Quindi, se trovi qualcosa di simile... Sì, me l'hai già detto. Quindi, togliendo la castagnola, lancia caricata. Questa qua, no? Chissà se si può usare qua. Fuhohoho. Minchia. Allora. Viaggia. Castello Ascina. Allora, torniamo un attimo al castello. Quante cazzo di strade. Però sta anche sta lancia qua consuma comunque i... Come cazzo si chiama? Gli emblemi. Il problema è che morire ti fa perdere soldi. Senza soldi non puoi acquistare gli emblemi. Senza emblemi non puoi usare il braccio. Che casino. Ecco, sta cosa qua non mi piace tanto. Perché comunque se la trovi devi poterla usare. Alla fine hanno sostituito la stamina con questa cosa qua. Che alla fine usi solo un'arma, peccato. Dunque. Noi siamo arrivati da là, giustamente, no? Su di qua, che cazzo c'è? Anche perché noi abbiamo fatto il giro di qua. Giusto? Mi sono già perso. Sì, sì, eravamo passati di qua, giusto. Assolutamente sì. Su di qua non eravamo ancora andati. Eravamo scesi qua sotto e avevamo fatto il giro qua. Ok, ok. Adesso iniziamo a liberare piano piano un paio di zone, va? Perché sennò qua non ne veniamo a capo. Ah.
Wow. Porca troia. E questa? Che zona è? Chi è che mi ha visto? Oh, ma sei fuori? No. No, porco zio. Aspetta. Oh, ma hai rotto i coglioni, eh. Babbo. E che cazzo. Crepa, no? Pure sui tetti, mo. Senz'altro lo saprete già. Questa battaglia deciderà le sorti di tutta Ashina. Ora offriamo le nostre... Come hanno fatto a vedermi? Ma come cazzo avete fatto a vedermi? Dai! Porca troia. È un inferno, è un inferno. Ok ragazzi, allora direi che l'episodio lo facciamo terminare qua perché è uscito lunghissimo e non so quanto sarà lungo complessivamente con i tagli, però abbiamo scoperto un po' di cose, quindi prossima volta prenderemo una strada e seguiremo quella strada. Spero che il video vi sia piaciuto, se è così fatemelo sapere nei commenti, mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale per sostenermi, condividete, lasciate like, fatemi sapere la vostra, seguitemi su Twitch e su Instagram per sapere quando streamerò. Di solito sono lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9:30-10 in poi. Per il resto ragazzi, se avete bisogno di qualcosa scrivete sotto nei commenti. Grazie mille ragazzi, un bacione e un abbraccio da Frata Game. Ciao.